benvenuta all'edizione straordinaria del TG5. Abbiamo ricevuto la notizia che a Miami un Boeing 747 dell'American Airlines è precipitato in mare a causa di un guasto a due motori. Non sappiamo ancora se ci sono superstiti. Adesso ci andiamo a collegare col servizio di Marco Nuzzo da Miami. Grazie. Sì, eccoci qui, andando all'aeroporto di Miami. È appena precipitato un Boeing 747 dell'American Airlines. Si presumono 100 morti, però stanno arrivando ambulanze con cadaveri dentro, tutti bruciacchiati, chi affogati, chi gonfi. Ah, ma è appena arrivata la notizia che ci sono 10 superstiti. Forse saranno sopravvissuti, ma non si sa quanto tempo cambieranno ancora. Pace all'anima loro. Mo ci arriveranno. Sì, eccoci di nuovo qui davanti all'aeroporto. Ci sono arrivate nuove notizie, le 10 superstiti. Allora, una è una coscia spappolata, un'altra è una coscia spaccata, un'altra è una capa spaccata e una è una mezza spappolata. Poi però oltre che una sono morte tutte e tre, tutte e quattro, quando sono tutte e 10, poi non morire tutto quanto, tanto che nessuno ci ha detto, sai in coppa chi lo vola. E mi dispiace, condoglianze ai genitori, a tutti i familiari. Qui da Marco Nuzzo, Miami, a voi linea studio. Ecco signori, di nuovo in studio, una vera tragedia quella che è successa a Miami. Spero solo che i morti non aumentino ma diminuiscono. Come abbiamo già sentito, ci sono alcuni superstiti, ma non si sa ancora che fine hanno fatto. Grazie, ci collegheremo prima possibile di nuovo con Marco Nuzzo. Grazie a voi, pubblicità. Volete che porti qualche altra cosa? Oh sì, ve lo metto, molti fagioli! Nonna! Che pazze! Quest'estate, la famiglia più obesa e simpatica d'America è tornata! Oh, capone! Tutta invidia perché sono magro! No. Jeff Portnoy! Jeff Portnoy! Jeff Portnoy! E Jeff Portnoy sono i Ciccia Bomba, peto secondo. In certi paesi è considerato un complimento. Quest'estate mollate alla grande. Eccoci di nuovo dall'aeroporto di Miami. Abbiamo scoperto che un Zulu, diciamo un marocchino, aveva rubato una macchina digitale che faceva anche un video. E il suo cornuto ha fatto pure un video all'aereo che faceva l'ammaraggio. Perciò adesso vi mandiamo in onda i video recapitati da questo marocchino. Grazie. A te Gennaro, arrivederci e buonanotte. Signore e signori, tutte queste notizie tutte insieme che ci arrivano oggi ne fanno sudare un sacco. Vi terremo informati sui vari aggiornamenti dello svolgimento del recupero dei corpi morti e faremo sapere i nomi dei passeggeri italiani se ce ne fossero a bordo. Allora, buona giornata, arrivederci, pubblicità.